E signori, l'Inter è tornata. Attenzione a tutti, ve lo ripeto, attenzione a tutti, attenzione a tutti, l'Inter è tornata. Che è successo qua? Inter Salernitano 2-0. Immediatamente tutti gli iscritti di OCV, siete 64.000 lì, lasciate l'iscrizione immediatamente, subito, su adesso, sono come prima nelle info, venite e venite nel mio canale, 1.000 iscritti sotto. Inter Salernitana 2-0, non ci posso credere, 2-0, clean sheet, partita gestita, gestione camminata, ma anche con delle folate offensive e pochissimi rischi. Un clean sheet finalmente fa piacere, grande Onana, grande tutti ragazzi, Inzaghi. Quando l'ho criticato, ma adesso sta facendo veramente bene. Tre puntazzi belli, tranquilli, in surplus. Sì, qualcosina abbiamo concesso, ma super Onana, sempre pronto, anche di piedi, eccezionale. Çalhanoğlu da 25 in pagella, Çalhanoğlu da 25 in pagella, gli mancava solo il gol oggi. Mamma mia, quest'Inter com'è forte, mamma mia, che gioco spumeggiante, mamma mia, 1-2, 1-2, tutto di prima, cross, colpo di testa, mamma mia, com'è forte quest'Inter. Vincerai la Champions League, o campionato, la Supercoppa e la Coppa Italia. Grazie per Çalhanoğlu, retrocessi di merda, grazie per il Çala, il guerriero Çala, grazie! Grande Inter, a tratti ritmi da Premier League della nostra squadra, è vero che la Salernitana non è Real Madrid, però a tratti un Inter con un ritmo che non ha avuto mai, ma ne proprio negli ultimi anni. L'Inter ritrova continuità, l'Inter, la squadra è molto secondo me competitiva. Quindi dopo Barcellona anche quest'altra partita la portano a casa. E dopo Barcellona, la conferma in campionato. Ottima risposta anche in campionato. Barella. Ma che giocatore è Barella? Si vede che si è riposato, è tranquillo, in forma. È un giocatore, è uno dei centrocampisti più forti del mondo. Secondo me è dalle top 3. Terza vittoria di fila, possiamo quasi definirla continuità. E adesso si riparte da qui! Si riparte da qui! E ho visto un Inter piano piano stapparsi, no? Come quando tu stappi, no? Una bottiglia che hai shakerato e piano piano poi esce ed erutta qualcosa fuori. Io la vedo in netta ripresa, l'avevo già detto, e insomma bisogna non prenderla un po' troppo sotto gamba questa Inter qua, perché comunque il campionato è ancora lungo, eh. Capolavoro. Guarda, il tifoso della Salernitana. Davvero, non sto scherzando, Giorginio sembra qua. Vattene alla casa, tutta la Salernitana, alla casa, in merda, vai. Vai bello, vai, in Serie B, vai.